Buonasera e bentrovati, una nuova puntata di Una Mela al Giorno qui sul 264 Cusano Italia TV, un nuovo percorso dedicato alla salute e al benessere, un percorso più ampio perché cambia appunto il giorno della settimana e la durata di questo format, ma non la voglia di informarvi e soprattutto di portare a voi quella comunicazione, quell'informazione che guarda sia la salute ma anche al benessere a 360 gradi. In realtà c'è anche un'ulteriore novità. Quest'oggi mi vedete solo in studio, ma ci andiamo a collegare con la co-conduttrice del programma, Francesca Pierri, che purtroppo proprio eccola qui in apertura. Francesca ha detto: beh, il programma di Buonasera, salute. buonasera Andrea. Ciao, ciao Francesca, come diciamo inaugurare al meglio un programma di salute se non risultando positiva? E devo dire che quando ti ho detto che Esattamente. dovevi essere positiva, non intendevo questo, ovviamente, Francesca. Era tutto pianificato e soprattutto l'unico modo che conosco di essere Beh, positiva, però molto, vedremo. molto bene. La prossima Poi volta sapremo. prendi meno in parola, cioè cerchiamo di Ok. organizzarci meglio perché insomma, Dovrò bisogna. comprare una scheda anch'io così comunque, Come? perché se il percorso che faremo insieme dovrò comprare una spilla come la È tua vero, anch'io. questa la danno in dotazione ai conduttori di Una Mela al Giorno, quindi farò richiesta direttamente Grazie. all'amministrazione per avere la tua Grazie mela, mille. non morsa, che poi lì è un altro brand, è un'altra roba, Quello è quindi un altro non possiamo. simbolo, sì. È quella intera. Francesca Perri, saremo con lei ovviamente insieme per raccontarvi tutte le settimane. La salute, come dicevamo, il benessere a 360 gradi, non solo i grandi temi che spesso abbiamo affrontato, legati anche al momento storico che stiamo vivendo, ma questa sera vogliamo aprire una parentesi proprio dedicata a quelle che oggi non si possono più definire e chiamare diete, ma insomma, regimi alimentari ipocalorici o ristrette, insomma, chiamatela come volete, però. La dieta rappresenta croce e delizia di tutti, compreso il sottoscritto, nonostante nel guardarmi questo non si direbbe, ma indubbiamente c'è un tema, quello delle diete che falliscono, perché prima o poi, insomma, sembrerebbe essere un destino comune. E ne andiamo a parlare con la nostra ospite, la dottoressa Angela Romano, che è una biologa nutrizionista. Spesso con lei abbiamo affrontato proprio i temi relativi alla nutrizione. Eccola qui, buonasera, dottoressa Romano. Salve a tutti, buonasera e ben ritrovati, buonasera. È un piacere come sempre perché ci dà modo in questo caso di, l'ho detto dottoressa, è un problema che alla fine tocca un po' a Ma tutti, cioè si inizia con tante belle intenzioni e poi va a finire male. Come mai? è spinoso questo argomento. Ma allora Andrea, io provo a rispondere un po' con quella che è stata poi la pratica ambulatoriale, no? L'esperienza di questi anni, quindi quello che ho potuto appurare io. E allora ci sono diverse motivazioni. Prima di tutto, secondo me, una dieta fallisce quando non è tagliata su di te. Si tende spesso a copiare la dieta dell'amica, del vicino di casa oppure quella presa da internet, ma il problema è un altro, è che se una dieta, al di là che magari non rispecchia le calorie di cui io ho bisogno, non è tagliata sui miei gusti, no? Personali, sul stile di vita, io rischio di non riuscire a portarla avanti per tempo. Ad esempio, se da me viene un paziente, no, che fa un lavoro di rappresentanza, quindi o per esempio lavora in ufficio, quindi mangia in ufficio, oppure sta in giro in auto, quindi non ha tempo proprio di fermarsi, e io prescrivo in dieta un risotto con radicchio e noci, tutto molto buono, ma io metto in condizioni quella persona già all'inizio di non poter portare avanti la dieta. Se magari poi il risotto col radicchio non gli piace neanche, non rispecchia i suoi gusti, capisci bene che una dieta che non rispecchia il tuo stile e i tuoi gusti chiaramente non la riesci a portare avanti, quindi motivo per il quale può fallire. Altro motivo è che a un certo punto del percorso ho notato che le persone si stancano un po', no, di pesare il cibo, di pesare e misurare in maniera certosina le quantità di olio, di sale, quindi finiscono poi con dire le pietanze col pizzico di sale oppure il giro d'olio. Bene, questo è un errore perché magari nel mio classico giro d'olio, no, io faccio una circonferenza più piccola, tu ne fai una più grande, ma il problema è che puoi ingurgitare circa 200 calorie in più. Questo errore, no, si ripete poi nei giorni, capisci bene che vai a sbilanciare tutto l'introito calorico. Certo. Quindi questo è un errore, capisci che può portare nel lungo periodo ad un fallimento di una dieta, introduci più calorie.
Altro errore molto comune è sottovalutare le calorie dei cibi liquidi, le calorie liquidi. Ad esempio, io sono una persona che segue per bene la dieta, quindi prepara i pasti, quant'altro, però magari nel weekend o non solo, esagero col vino oppure esagero con la birra, mi piace terminare il pasto con qualche liquore, qualche amaro, crema di limoncello. Capisci bene che chi beve invece solo acqua in quel momento sta seminando di più nel suo percorso dieta, quindi le calorie liquide non sono assolutamente da sottovalutare. E invece spesso Assolutamente. lo fanno, le persone lo fanno. Sì. Altra cosa è sottovalutare le calorie del weekend. Molte persone sono precise, no? Con la dieta dal lunedì al sabato a pranzo, poi sabato sera, domenica si dimenticano di stare a dieta. Una dieta ipocalorica, se stai tentando di perdere peso, devi capire che nel weekend c'è una concessione, no? Io ho chiamato questa pietanza la monetina che ogni paziente Sì. sceglie. Se però diventa troppo libero, alla fine ti ritrovi a fare una dieta di mantenimento, cioè quella che segue una persona normopeso che mangia sano in settimana e il weekend è un po' più libero. Quindi rischi di recuperare quel chilo che faticosamente hai cercato di recuperare, di perdere fino al sabato. Eh sì. Ok? Quindi è fondamentale non dimenticarsi nel weekend di stare a dieta, concedersi di, ma non è libero. E Giusto. stessa cosa collegata. E non concedersi mai uno sfizio. Una dieta che non prevede il tuo piatto che ti piace, ad esempio la pizza o qualcun altro il sushi o qualcun altro la fetta del suo dolce preferito. E il problema è che il cervello a un certo punto rischia di non essere appagato, quindi poi aspetti il weekend per esagerare, però a quel punto ingurgiti troppo calorie perché ci arrivi proprio stremato, no? E quindi vuoi vanificare. E poi, per ultimo, ma non per ultimo, anzi, l'ho conservata per ultimo perché è un discorso più ampio, l'eliminare i carboidrati per perdere peso più velocemente. Ecco. Questo nasce dal fatto che parecchie persone non hanno proprio la pazienza di aspettare di vedere i risultati. Se tu sei ingrassato negli anni, devi avere la pazienza almeno di dare il tempo al tuo corpo di perdere peso nei mesi. Non può avvenire questo processo fisiologico da una settimana all'altra. E quindi molte persone tagliano i carboidrati. Tagliare i carboidrati porta diverse complicanze che magari possiamo vedere dopo, ma più di tutte rende la dieta non sostenibile. Quindi a un certo punto puoi durare 20 giorni, forse anche 30, ma poi la molli. E se hai tanti chili da perdere, capisci bene che interrompi il tuo percorso un po' troppo presto. Assolutamente, è stata chiarissima e questa gradualità credo sia fondamentale proprio per un approccio che poi nel tempo possa dare risultato. Visto che Francesca, che era in collegamento, le voleva fare una domanda. Prego, Francesca. Io, grazie Andrea, volevo chiedere alla dottoressa in realtà parlare della consapevolezza rispetto al cibo che abbiamo, perché quello che mi interessava era anche un po' spostare il ragionamento sui bambini, sui più piccoli. Io ho letto, dottoressa, che adesso di recente la Walt Disney Company insieme a Unisalute hanno lanciato un'app, si chiama Unisalute Junior e si offrono suggerimenti per mangiare, bere, essere un po' più attivi utilizzando il potere dei personaggi Disney, no? Ecco, quanto conta, per esempio, negli adulti aver cambiato proprio la consapevolezza e il rapporto con il cibo e soprattutto trasferire questa cosa ai bambini tramite, per esempio, progetti di questo tipo? Esatto, ma tantissimo. Guarda Francesca, che questo è già da un po' di anni, no? Io stessa ho partecipato a dei progetti nelle scuole per la sensibilizzazione, imparare a portare le tipologie di merende, quindi un po' l'idea di eliminare i distributori, no? Di cibi pronti, barrette, snack, proprio per insegnare ai bambini, no? Le merende sane, la base di frutta e snack vari molto sani. E in realtà ti posso dire che ci stiamo riuscendo perché ad oggi la fascia di età dai 6 agli 8 anni, personalmente parlo per me nel mio studio, è aumentata di gran lunga e questo mi fa ben capire che anche il genitore proprio, no? È diventato consapevole dell'importanza di instaurare delle abitudini alimentari sane sin da piccolini, proprio come se fosse un'eredità che poi il bambino si porta indietro, perché instaurare delle buone e sane abitudini sin da piccoli ci permette di evitare un sovrappeso, obesità da adolescenti e in poi. E immagina che all'età Grazie. di
anni, immagina che all'età di 7 anni c'è praticamente avviene la come ti posso dire, si instaura il numero di adipociti, che sono questi sacchetti delle cellule adipose, le cellule di grasso. Quindi se un bambino tende ad essere sovrappeso a quest'età, i sacchetti ormai formeranno, quindi avrà questa tendenza ad ingrassare, a riempire questi famosi sacchetti già verso l'adolescenza, da ragazzo, poi l'avrà sempre. Quindi se invece il bambino io lo mantengo normopeso all'età di 7 anni, il numero di adipociti sarà minimo e difficilmente tenderà ad ingrassare. Quindi capisci bene che poi il discorso si allarga, va oltre anche la consapevolezza che per fortuna io sto riscontrando nel mio ambulatorio. Ecco, questo è Questo è importante perché importante. comunque è Esatto, il sì, prego, Francesco. bombardamento anche mediatico che abbiamo, no? Rispetto Esatto, proprio alla cultura del esattamente. cibo, quindi il fiorire di fast food, pubblicità su Esattamente. junk food, se vogliamo, ovunque, perché poi questo subiscono, subiamo. Eh sì, la sorpresina abbinata al panino, no? Messa lì apposta così hai un bel ricordo e poi tornerai e porterai Sì. tuoi figli e continuerai a mangiare. E il junk food, insomma, è pensato anche per questo, quello che dicevi tu, appunto, pochi istanti fa, anzi, quello che diceva lei, dottoressa Romano. Esatto. Io comunque è vero che c'è una sensibilizzazione dall'altro, però devo dire anche che purtroppo ancora oggi si tende a percepire il percorso dieta come un mero percorso che ti porta a perdere peso, cioè non c'è la molte volte io vedo che le persone dimenticano l'obiettivo per cui lo stanno facendo, cioè io sto perdendo peso Ecco. perché devo essere in salute, perché mi fa bene, sia che ho da perdere peso, sia che non, a qualsiasi fascia d'età, io devo mangiare sano perché fa bene alle mie cellule e alla mia salute. Che poi mi vada meglio la camicetta e la gonnellina, mi piaccio di più allo specchio, è sicuramente una conseguenza piacevole, ma appunto è una conseguenza, non dovrebbe essere il motivo portante per cui io lo faccio. E Esatto. purtroppo oggi i social invece, se da un lato c'è la consapevolezza dei genitori, come dicevamo prima, quindi mi piace questa cosa, però dall'altro c'è un'ossessione con le calorie, con i modelli televisivi, quindi un po' si perde di vista dieta dimagrante fatta per salute, cioè si Esatto. perde di vista. So che su questo, dottoressa Romano, lei proprio sfruttando i suoi social cerca anche, no, di raccontare un percorso che ha appena citato, cioè quello pensato per la propria salute, cioè attenzione a quei modelli, attenzione perché oltre che il fallimento poi c'è la frustrazione, no? Ci sono tutta una serie di problematiche che ricadono sulla Sì. persona. Ah sì, Andrea, perché diciamo che seguire il modello televisivo, allora, fin quando è di un'ispirazione sana, ci può stare, io mi ispiro, seguo quel profilo social, mi ispira a seguire e instaurare delle sane abitudini. Però quando diventa ossessione, quel conteggio calorico non fa più rima con serenità. E appunto io mi riferisco alla fascia un po' più adolescenziale che seguono tutti questi profili social. Io molte volte, parlando chiaramente di dieta, calorie, perché è il mio lavoro, faccio anche attenzione alla terminologia che utilizzo. Cerco sempre di utilizzare la parola serenità, la dieta deve essere flessibile, la dieta giusta è quella che funziona su di te, non è quella che ha funzionato sulla tua amica, è quella che va bene per te, quella che tu riesci a sostenere. Quindi tendo molto a promuovere questo lato qui, perché purtroppo c'è un pullulare di diete, no? Le sai, quelle che eliminano i carboidrati, però noi sappiamo bene che Esatto. eliminare i carboidrati fa male in qualsiasi fascia d'età, ancor di più alle giovanissime, sia perché il nostro cervello lavora con i carboidrati, quindi capisci bene che eliminando il carboidrato eliminiamo il substrato da cui il cervello ricava energia, quindi c'è sempre astenia, stanchezza, mancanza di concentrazione. Eliminando i carboidrati c'è la costipazione, l'intestino non funziona più bene, c'è una stitichezza o un gonfiore assurdi. Eliminando i carboidrati io tendo a perdere molta massa muscolare e quindi di conseguenza abbasso il mio metabolismo basale. E altra cosa non poco importante, soprattutto nelle donne, io posso andare incontro ad amenorrea. Eliminando i carboidrati, il mio organismo non ha l'energia sufficiente per fare avvenire il ciclo mestruale, e questo ne sappiamo che può avere inevitabilmente un impatto negativo sulla fertilità della donna. Caspita, insomma, un aspetto da non sottovalutare. Fra l'altro, nel corso di questa puntata parleremo anche di fertilità proprio con altri nostri ospiti. Dottoressa, problema del fallimento poi non solo da declinare al femminile, ma anche
al maschile, lei lo diceva in apertura, insomma, è un problema che riguarda anche noi maschietti. Assolutamente sì, riguarda tutti, riguarda qualsiasi, come dicevo, le fasce d'età. Infatti io tendo ad utilizzare sempre diciamo, l'approccio mio della dieta mediterranea, sai, no, Andrea, ho scritto un libro proprio dedicato alla dieta Sì. mediterranea. Però è chiaro che cerco di modellarlo un po' sulla fascia d'età e chiaramente un bambino non segue la dieta dell'uomo adulto, l'uomo adulto non segue la dieta dell'anziano, della ragazza. Quindi cerco di, per esempio, utilizzo molto le ricette, queste cose sfiziose che si possono trovare sulla mia pagina per un pubblico un po' femminile e anche più giovane come fascia d'età. Invece l'anziano che arriva da te, chiaramente c'ha sempre, per esempio, prende la metformina per il diabete oppure la pillola antipertensiva, fa terapia con statine per il colesterolo, quindi lì tendo a dare dei cibi più semplici. Tra l'altro l'anziano segue proprio un'alimentazione un po' più semplice, quindi l'approccio più o meno è lo stesso. L'idea di non eliminare i carboidrati, di fare una dieta flessibile è la stessa, però chiaramente poi è un piano che si deve plasmare in maniera diversa a seconda di ogni fascia d'età. Eh sì. Però Sì, quello che dicevamo prima vale per tutti, cioè la dieta deve essere sostenibile nel tempo. sostenibile nel tempo, cucita addosso appunto come un vestito, quindi pensata Esatto. proprio per la persona, per le sue caratteristiche e anche quelle relative al suo quotidiano. Mi è piaciuto l'esempio che hai fatto in apertura, quello relativo al risotto, no, così ricercato. Magari non ti piace il radicchio, magari sei al lavoro in quel momento e sicuramente non potrei mangiarlo, è inutile che ti vada a prescrivere quel percorso alimentare. Capisci? E fai stili una dieta tutta molto bella da vedere, ma poi nella pratica, nella concretezza, tu non metti in condizione il paziente di poterla seguire, per me, tra virgolette, come professionista, hai già fallito all'inizio. Quindi noi professionisti non dobbiamo solo conteggiare le calorie, questo è un lavoro che riguarda noi perché dobbiamo stilare il piano alimentare, l'introito calorico su ognuno. Però ovviamente deve rispettare gli stili di vita di una persona, i suoi gusti, è chiaro. Se per esempio ad un camionista, no? Lui fa per esempio il camionista di linea, così ne tengo tantissimi. Loro mi dicono, dottoressa, io all'interno del mio camion ho semplicemente un frigo bar piccolini. Ok. Questi mi posso fermare al massimo all'autogrill. Dovete prescrivermi una dieta che io, per quanto possa essere sana, però io devo poter dimagrire ed essere sana, ma queste sono le mie esigenze. È chiaro che io tendo a dare qualcosa sotto vuoto che può mettere nel frigo, si può Certo. mantenere per più giorni. E diciamo che il lavoro del nutrizionista va al di là, ripeto, del conteggio delle calorie e assolutamente non esiste la dieta che va bene per tutti, ma non esiste proprio. Francesca, tu il risotto in ora di pranzo per noi, insomma, è impensabile perché rientriamo nella categoria che diceva la dottoressa, magari stiamo lavorando e quindi dobbiamo andare altrove sicuramente, Esatto, insomma, quindi. una schiscetta veloce da portare che sia lanciata, ma chiaramente deve mantenersi all'interno di una vaschetta, di un termos, cioè uno deve anche insomma mettere in condizione il paziente di seguire una dieta. Io pensavo, dottoressa, scusa Andrea Prego, se ti prego. interrompo, ma è un'incursione sulla pluralità di cui abbiamo parlato, no? Abbiamo detto che esistono diete che si cucciscono, si cuciscono, vabbè, qua è ormai addosso come un vestito, e poi abbiamo detto effettivamente però c'è uno standard, no? Che va bene per tutti, ma per esempio penso alla classica famiglia italiana che si trova poi a tavola a mangiare insieme. In quel caso l'idea di un menù settimanale potrebbe essere del tutto sbagliata o ognuno deve No, comunque ricorrere. aiuta proprio la donna che di solito prepara per tutta la famiglia. Io quando vengono da me o marito e moglie, fratello e sorella, o marito e moglie e bambini, io tendo a stilare un piano alimentare unico, settimanale, ovviamente le varianti di dove per esempio il bambino non preferisce l'orata perché è piccolino, le metto delle polpette di pesce e così via, però tendo a seguire un piano unico settimanale chiaramente specificando le dosi per uomo, per donna e per il bambino, però assolutamente è un bel lavoro da fare perché personalmente stanca di più perché devi fare molti calcoli all'interno dello Certo. stesso piano, però ancora una volta, io ad una donna che magari lavora ed ha un marito, dei bambini da accudire, non posso fargli fare mille tipologie di pranzi e di cene per mangiare sano. Anche in quel caso devo mettere quella donna in condizione di poter portare avanti una dieta.
Cioè, deve essere sostenibile. Per questo non esiste la dieta unica che va bene per tutti e soprattutto molte volte il fallimento della dieta va a ricercarsi proprio in questo, cioè nel fare quella dieta che ha fatto la mia amica o quella dieta che è, ma, cioè, magari non può andare bene per me, capisci? È tutto un discorso che poi si Certo, allarga. le capi a dottoressa del tutto subito, cioè voglio perdere questi chili, però ce dobbiamo sbrigare, perché devo, non lo so, una volta c'era la prova costume, ma comunque in generale ci dobbiamo sbrigare perché ho bisogno di perderli tutti subito con la dieta perfetta, le capita? La rubrica hai detto croce e delizia. Ecco, questa è la mia croce e delizia del mio lavoro. Immaginavo. Quindi, ma guarda, perché allora già quando un paziente viene da te e ti dice voglio perdere tutto subito, per me, riallacciandoci al discorso di prima, non ha capito il vero motivo per cui lui si sta sedendo davanti. Cioè, lui, tu sei qui per cambiare le tue abitudini, che dovrai tenerle tutta la vita, non le devi tenere i 2 o 3 mesi che sei a regime, ok? Il percorso dieta, così inteso, deve durare quel po' di tempo che ti porta all'obiettivo, e fin qui ci sono io. Però poi tu in realtà, in questo percorso, devi imparare anche delle sane abitudini che mantieni nel tempo. Se tu sei qui per fare veloce, per dimagrire, io molte volte dico la verità, il mio approccio è mediterraneo, quindi signora lo dico già a prescindere se lei ha intenzione solo di perdere peso, non gli interessa se non va in bagno, se non regola l'intestino, non gli interessa se soffre di reflusso, cioè risolvere altri problemi di salute. Io sinceramente non faccio solo diete, non sono una dietificante, non faccio solo diete, insomma, per il semplice perdere peso. Possono andare altrove. Purtroppo di queste persone, di questa tipologia di persone, mi riempio soprattutto nel post Pasqua, cioè proprio i Ecco, classici 2 o 3 mesi il presti. classico. La classica signora che si mette a dieta per perdere gli 8-10 kg per mettere il bikini, ma che poi inevitabilmente li riprende a settembre, tanto non gli frega più. Ma è la classica persona con cui purtroppo non ci puoi parlare di abitudini sane alimentari, probabilmente non gli interessa acquisirle, capito? Che poi fa male anche questo, cioè voglio dire, ne abbiamo parlato in altri approfondimenti, questo continuo effetto fisarmonica, insomma, di perdere peso e riprenderlo e poi riprenderlo, poi riprenderlo, insomma, indubbiamente l'organismo non fa nemmeno benissimo, dottoressa. Non fa bene al fisico, come ti dicevo prima, si possono avere delle irregolarità mestruali per la donna, non fa bene al tuo metabolismo. Guarda che il metabolismo, a furia di stare a dieta al corpo, guarda che si rallenta. Infatti, Beh. dice, dottoressa, io quando 5 anni fa mi rimettevo a dieta subito li perdevo, invece adesso faccio fatica. Ma ti immagini il tuo organismo quanto è stressato, che prende posa chili di continuo, e quindi è normale che non risponde più, non risponde più bene. E poi, altra cosuccia da non estetica, se vogliamo, sono le smagliature. Cioè, si creano questo continuo rilassamento di questa pelle che si gonfia e si sgonfia, crea le smagliature, che sono delle vere e proprie cicatrici cutanee che non vanno poi via, eh. Poi Già. anche adesso però poi comincia a crearti il cruccio delle smagliature, ma ahimè è anche il frutto di un continuo, diciamo, sbilanciamento del peso. Certo, è chiaro, è un discorso molto, molto vasto e che prevede aspetti diversi e differenti che, come abbiamo detto, cadono poi nella sfera proprio personale del soggetto. Francesca, avevi un'altra domanda? Sì, io volevo una curiosità dalla dottoressa, se c'è un cibo che più di tutti sottovalutiamo, oppure di cui non conosciamo effettivamente i rischi fin troppo, c'è qualcosa di cui abusiamo e non riusciamo a fare a meno e che in effetti poi va a inficiare tantissimo sulla nostra dieta? Lo zucchero bianco, il cosiddetto Ah, benissimo. veleno. Ecco Ci qua. Ecco. sono 3 veleni bianchi che sono, allora diciamo che tra questi rientra anche il latte vaccino e derivati. Abusare del latte non fa assolutamente bene. Abusare però, io sono la prima che alterna il latte vegetale al latte vaccino, però abusare purtroppo non fa bene. Si pensi che molte delle patologie croniche, come ad esempio la psoriasi, ad esempio per andare a fare dei protocolli specifici si va ad eliminare il latte, ma anche per esempio in patologie come l'endometriosi, l'ovaio policistico, sono altre patologie a carattere infiammatorio, e il latte, la caseina viene molto molto ridotta. Altro veleno bianco è la farina 00, okay? Che a livello intestinale tende a diventare colla.
proprio detto volgarmente per farci capire Caspita. anche di casa. E quindi il mio, diciamo, io incito le persone a consumare più integrali, quindi meno raffinato, sia che si è a dieta che non si è, che non c'entrano niente le calorie, perché un piatto di pasta integrale ha le stesse calorie di un piatto di pennette bianche. Il problema è che mangiare integrale e meno raffinato fa più bene alla nostra salute, quindi anche i bambini dovrebbero mangiare integrale. E poi l'altro veleno bianco è lo zucchero, cioè io sottovaluto proprio quanto possa far male lo zucchero. Se pensi che anche le cellule tumorali si alimentino alla fine di zucchero, trovano un attecchimento giusto quando c'è acidosi nel nostro corpo. E purtroppo lo zucchero bianco e annesse anche tutte quelle bevande zuccherine che ne contengono un'infinità di zucchero, la Coca-Cola ad esempio, la Fanta e quello Sì. che è, la Sprite, quello che sia, tutte le bevande energizzanti e così via, purtroppo contengono una miriade di zuccheri e lo zucchero è proprio un lento veleno che fa male alle nostre cellule. Purtroppo di quello si abusa. Però al contempo ho notato che c'è un altro abuso, quello della persona che vuole stare a dieta ma fa abuso di dolcificanti. Cioè, piuttosto che Ecco. disabituarsi a consumare lo zucchero bianco, quindi a disabituare il palato a quello dolce, stucchevole, a quel sapore stucchevole, non lo abitua mai, anzi lo abitua ad un sapore ancora più dolce e sintetico che quello del dolcificante, che ahimè fa ugualmente male, è cancerogeno. Aggiungendo anche il fattore in cui si elimina il senso di colpa, perché ricorrendo poi al dolcificante pensiamo erroneamente che comunque stiamo sostituendo lo zucchero bianco, ma in realtà no. Ma non è salutare per niente, cioè se io non bevo la Coca-Cola, bevo la Coca-Cola zero, ci può stare, tipo il sabato mi risparmio un po' di calorie, ma se diventa quella un abuso ne faccio, cioè anche la famosa Coca-Cola zero mi fa male, ma perché c'è l'acetil sulfame K che è un dolcificante e fa male alle mie cellule. Se io puntualmente metto il dolcificante nel caffè e non mi disabituo mai a quel sapore stucchevole, il problema è che fa male alle mie cellule. Quindi sono due binari che camminano in parallelo, Ah, cioè sì. dall'altro dello zucchero bianco, ma dall'altro anche di tutte le bevande zero zuccheri, barrette proteiche con dolcificanti zero zuccheri, ma che fanno ugualmente male. Ripeto, abuso, abuso, perché nulla di per sé, prende per sé fa male, è l'abuso che fa male. Dottoressa, siamo davvero in chiusura. Chiaramente, come spesso abbiamo detto, un'intervista non può esaurire, no, un argomento così importante, sentito e vasto. Quindi ci dovremmo risentire in futuro. Una volta la veniamo a trovare nella sua splendida terra e ci avveleniamo tutti insieme con la Puoi pizza, con la dirlo bufala, forte, il prego. babà, Dovresti perché mi dirlo. sembra il minimo, insomma. Cioè, se lo Pizza, pizza, dobbiamo fare, lo dobbiamo fare bene pizza, fino in fondo, bene, dottoressa. abusiamone fino in Ecco, fondo. cioè facciamoci Io del la male pizza come si deve. lasciata lì, non l'ho nominata tra i veleni, per carità. No, infatti, perché poi non la fanno ritornare appunto a casa, dottoressa. Grazie davvero ad Angela Romano, biologa nutrizionista. Grazie per essere stata la nostra ospite. A presto. Mille. Francesca, tu già le segui queste No, cose, io ho insomma. capito Io ho che preso probabilmente appunti. dovremmo. Io ho Sì, preso dovremmo appunti. interrompere la nostra collaborazione qui perché io abuso di qualsiasi tipo Beh, adesso questo Ma non lo no, faccio, ma ma. guarda quanto sei in forma, non ci crede nessuno, non ci crede nessuno, tu sei No, non super ci in crede forma. nessuno. È provare per credere, lo testimonierò davanti alle telecamere allora. Va bene, prossima volta, prossima settimana ti faccio trovare dei dolci, qualcosa, vediamo, eh. Grazie Fa, mille. fa, Grazie, faccio una grazie. trappola, Felicissimi. vediamo, va bene, con Benissimo. Francesca ci ritroveremo poi alla fine di questa nostra puntata, Più l'abbiamo tardi. detto. 2 ore a partire proprio da questa settimana. Francesca, ti salutiamo, per ora e restate con noi perché una mela al giorno continua. A presto.